Continua a Torre Annunziata l'operazione legalità. Tra i tanti punti sotto i riflettori, gli abusi edilizi e lo sversamento selvaggio, in particolare nelle zone periferiche della città oplontina. In fase esecutiva diversi abbattimenti. Già operato il ripristino dello stato dei luoghi per quel che riguarda la piazzetta sorta tra le vie Castello, Diodato Bertone e vie Pescatori, dove, prima della tremenda esplosione del 1946, sorgeva la piccola chiesa detta di San Luigi. Altro punto toccato dal sindaco Giosuè Starita è il problema della troppa immondizia abbandonata nelle strade periferiche della città. Tale problema, a detta del primo cittadino torrese, è in via di risoluzione con il nuovo ed impegnativo servizio di sorveglianza da parte dei caschi bianchi comunali e con la prossima installazione della videosorveglianza su tutto il territorio torrese. Diciamo c'è gli abbattimenti, una serie di abbattimenti pure, partendo da una serie di interventi pure di forte impatto. Insomma, stiamo lavorandoci su questa cosa da parecchio, finalmente siamo arrivati al punto 2. Noi abbiamo fatto un percorso lunghissimo per avere la capacità di vedere gli abbattimenti. In realtà abbiamo fatto un primo intervento, da un prima operazione che è, diciamo, di mettere in bilancio le risorse, le abbiamo messe, abbiamo acceso il mutuo, la cassa depositi e prestiti, un mutuo da 1,5 milioni di euro, perché occorrono i soldi da anticipare, non è che diciamo tu abbatti, l'abbattimento costa molto, perché non è l'abbattimento, è lo smaltimento, i materiali inerti hanno un costo di smaltimento straordinario, perché purtroppo c'è un rifiuto speciale, non pericoloso, ma un rifiuto speciale, che va in discariche speciali e costa Ma chilogrammi, insomma, trattato. tale, quindi diciamo, hanno costi particolarmente elevati. Per cui diciamo, questi abbattimenti hanno costi. Quindi diciamo, abbiamo fatto tutta la procedura economica, abbiamo fatto la procedura proprio nella prefettura per avere le autorizzazioni, per avere tutti gli chiarimenti e quant'altro. Dopodiché abbiamo dovuto concertare con la Procura delle Repubbliche in ordine ai provvedimenti prioritari, quelli meno prioritari. Insomma, c'è stato un percorso lungo, articolato, che finalmente, ecco, diciamo, abbiamo fatto pure già qualche intervento, nel frattempo questi interventi ecco, su suoli pubblici e quant'altro. Ora arriviamo invece a poter intervenire ecco, in quelle aree in cui diciamo, a prescindere. Quindi è una bella operazione, che mercoledì diciamo, parte pure in maniera abbastanza forte. Quindi è giusto dire insomma, che purtroppo ecco, la pubblica amministrazione ha dei tempi. Però diciamo, ci abbiamo messo le risorse, ci abbiamo messo il lavoro, ci abbiamo messo l'impegno e la determinazione. E sicuramente insomma, non consideriamo sconti a nessuno. Diversi cittadini mi stanno tirando per la giacca su un problema, sul problema io lo chiamo Largo San Luigi, quello spiazzetto dove era stata collocata la statua del Cristo Redentore, perché noi per ristabilire la legalità siamo intervenuti come comune subito per stroncare quella serie di abusi, perché una serie di abusi. Però ecco, qualcuno rumoreggia un po'. Stanno rumoreggiando in verità Ma diciamo su diversi che cosa? Mo può più passare, allora ecco, capo qual che è c'è il problema? fatto. Allora dice uno, già che lì ci stanno una serie di abusi su quello spiazzo, uno di questi più eclatante, più vistoso, è l'apertura dell'accesso di quella proprietà sullo spiazzo, cioè quell'abitazione, e noi che abbiamo una certa età lo sappiamo benissimo, non aveva nessun accesso sulla piazzetta, che è stata creata con il tempo, prima con una finestra, poi con una Posso porta. rispondere veloce perché è una questione che conosco non bene, benissimo, come parecchie questioni di stupenza. Esatto, questa Allora, era. non ho detto, ti dico subito, sono due questioni giuridiche diverse. La prima è stata valutata come area demaniale, pur essendo area privata, un sottopubblico dello spiazzo, per cui quando è un'opera insiste su area demaniale, cioè, non c'è necessità di una procedura particolare, ma l'amministrazione può direttamente intervenire in danno e quindi diciamo, eliminare qualsiasi opera abusiva. L'apertura riguarda un abuso fatto all'interno della mia proprietà, per cui diciamo rientra nella lotta degli appartamenti e degli interventi da farsi all'atere con una procedura diversa, quindi sono due tempi diversi. Peraltro, invece, per quello che lui ha realizzato nuovamente, che dopo l'intervento lui fu ripristinato pure lo Stato di Roma, gli fu abbattuto la delimitazione sullo spazio che era stato fatto, quello verrà,
a breve ripristinato anche là. Lui ha rifatto un muretto, gli ha ridotto il muretto a breve, a brevissimo. Diciamo, è stata già fatta la procedura di assegnazione all'impresa che lo deve andare a fare. È stata fatta già la comunicazione con la prefettura e tutto. Riguardo alla finestra, ha detto che lui ha fatto un ricorso a TAR e quindi c'è un percorso. C'è un percorso che riguarda un abuso in un immobile privato e che va trattato, perché poi noi dobbiamo fare sempre la par condicio dei dipendenti, dei cittadini. Cioè, noi dobbiamo fare disparità di trattamento. Allora, negli abbattimenti, nei ripristini, c'è una graduatoria. E questa graduatoria ovviamente stiamo facendo in maniera tale da rispettare quella che è una graduatoria cronologica, non è che vengo prima io perché ci sto più simpatico, rispettando quelli sono dei criteri obiettivi di intervento. Ecco, anche di notte, faremo un turno anche di notte. Speriamo. Purtroppo un turno di notte, e poi diciamo giusto dire una cosa, noi stiamo facendo una bella operazione con la videosorveglianza, quindi il corso ora parte domani mattina. Tutto via terra lì, via scritto, tutta la zona lì di Simone, la zona della città, terra congiunta, la zona di Scalone, via Castello, via Roma, via Bertone, via Autore, tutta la zona. Abbiamo fatto una combinazione che dice macchina, una via soldi secondo veloce, da 270.000 euro, l'abbiamo appaltato per la videosorveglianza, tutti con la videosorveglianza, e già sarà ora tutto videosorvegliato 24 ore al giorno, un sistema evolutissimo. L'ha vinto una delle aziende lì che proprio in Italia, la Telecom, l'ha vinto la PAP, quindi la PAP sta fatta con le telecamere per quello che ci metto 160 gradi, per cui ecco, ora fra nel giro di un mesetto e mezzo terremo una città per vastissima area, via Solferino, teniamo tutto via Solferino, via Salino, tutte videosorvegliate, due telecamere addirittura sulla spiaggia dei Sette Scogliere. Ci teniamo mezza città pure da queste periferie, dobbiamo adeguatamente videosorvegliare. Tu hai la registrazione 24 ore al giorno, ti permette, e diciamo forse stando in ufficio, con gli iscritti, mia madre, vedi il movimento, segnala la macchina che si incide, la macchina che c'è la tecnologia che tende. Possiamo parlare di operazione legalità su vari fronti. Assolutamente, noi diciamo, noi siamo, che questa legalità sia l'abbattimento, sia l'abuso edilizio, sia poi l'operazione diciamo, della videosorveglianza. La cosa che siamo partiti 2 anni fa, ci siamo pigliati bene i finanziamenti, perché ci siamo pigliati parecchi finanziamenti regionali su questa vicenda, a vari lotti, abbiamo fatto una bella operazione. Ora, se nessuno lo apprezza, ma noi teniamo già da fuori alla costa fino a in mezzo alla Nunziata, da sopra, cioè a mezzo alla croce, tutto video sorvegliato con anche le strade laterali.